spara. Mi dispiace troppo. Quindi io a Simon, ragazzi, mi sono affezionata tantissimo come mi sono affezionata a North e a Josh. A North un pochino di più perché mi piace il suo carattere. Comunque non è questo di cui stiamo parlando. Comunque, per questo decido di sparare a North. Ragazzi, ho messo in pausa perché queste cose mi mettono troppa ansia. Decido di sparare a Simon perché comunque lo prenderebbero e costringerebbero a parlarlo in un modo o nell'altro. Come se lo prende Connor, comunque lo può vedergli la memoria e quindi può ucciderlo. Può costringerlo a vedere proprio la memoria, quindi tutte, proprio Jericho in generale, quindi ci troverebbero tutti quanti e moriremo tutti quanti. Mentre invece se gli spariamo, Connor o comunque qualcuno non può vedergli la memoria perché appunto è morto definitivamente, non può essere ripreso. Appunto, e quindi comunque salveremo tutta quanta la comunità Jericho, anche perché Simon non può essere ripreso in alcun modo, quindi non avrebbe senso comunque lasciarlo, diciamo, in vita tra virgolette. Quindi io gli sparo per questo, anche perché in effetti non posso distruggere una comunità soltanto per lasciarla in vita. Lui c'è sempre una scelta, sta facendo leva sui nostri sentimenti, sì, sulle nostre emozioni per il semplice fatto, ragazzi, provate a trovarvi nei panni di Simon, non vorreste essere uccisi soprattutto da un compagno, no? Quindi penso che tutti quanti al posto di Simon cercherebbero di essere salvati e di non, quindi sì, ragazzi, la bevo un attimo e gli spariamo. Spara. Mi dispiace troppo. Andiamo. Mi dispiace troppo, ma dovevo. Appunto, non poteva saltare, quindi ho dato tutte le spiegazioni possibili perché ho fatto quella scelta. Sparano Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino di Detroit. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando il sistema di trasmissione dell'emittente locale Channel 16. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli Questa androidi. Questa operazione fortunatamente non ha causato vittime. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri appunto, da questo capito. Studio, ma nessuno era stato allertato del pericolo. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio. Può sembrare una dichiarazione pacifica, ma di fatto le loro richieste sono sconvolgenti. Colpisce in particolar modo la loro stravagante richiesta di poter avere il controllo sulla produzione degli androidi. È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Dopo quanto è successo, possiamo ancora fidarci delle macchine? Oh mio Dio. Vi ho fatto quasi tutto quello che potevamo. Ovviamente alla fine abbiamo scelto appunto, forse c'era. Il gruppo fugge, ma Simon viene distrutto. Ok, quello abbiamo fatto noi. Oppure Simon. Sì, il gruppo fugge, ma Simon viene risparmiato. O un'altra cosa che non lo so. Penso comunque che il gruppo fugge, ma comunque Simon non sarebbe sceso con noi, quindi magari ci avrebbero preso. Non lo so, non lo so. Comunque, 8 novembre 2038. Perché software ristabile? Io ancora non capisco. Ore 16:06. Con Amanda. Ti prego, donna, ti prego. Non volermi male, raga, io ogni volta che incontro Amanda mi c'è sempre qualcosa di cattivo. Cioè, comunque si abbassa, diciamo, non so, l'amicizia o qualcosa, quindi nell'ansia, anche perché Amanda si fida di me e io sto facendo schifo, ma non è colpa mia. Non è colpa mia se sono fatta così, Amanda, e dai.
Salve, Connor. Pensavo che però sembra sempre molto neutrale, però. Credici una gita in barca, però faccio tutto io. È rimasto che... Ah, ok. È rimasto un attimo così inclinato. È così calmo. E sì, è vero, è bellissimo. Lontano dal rumore del mondo. Dimmi. Cosa hai scoperto? Niente. Sono stato all'Eden Club. Ma non ho scoperto niente di nuovo. Sono molto delusa. Pare che ho perso un'altra occasione. Io mi ci sto impegnando. Apprezza il mio sforzo, per favore. Sembri assente, Connor. Assente e turbato. L'assenza di progressi mi crea frustrazione. Ma compirò a ogni costo. Dice sempre così e poi non riusciamo, però. Ciao, vita di niente, ragazzi, dai. Se l'indagine non procede secondo il piano, potrei rimpiazzarti con me. So che posso farcela. È solo questione di tempo. Esatto. Dai, ti prego, no, non mi rimpiazzare, ti prego. Sta accadendo. Cosa? Qualcosa di serio. Presto, Connor. Il tempo corre. Zitta. Non mi dire così che mi metti ansia. Zitta. Ecco. Comincia a innervosirmi con quella moneta. Mi scusi, tenente. Ah, ok, ciao. Siamo arrivati proprio qui. Cerchiamo di fare il nostro meglio, pure se non fai niente chiarico, ciao. Cioè, no, vabbè. Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino le forse non abbiamo ucciso quel tizio. Cazzo, l'opinione pubblica si è alzata stupendamente. È proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Di quattro androidi. Conoscevano il posto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare. Controllato il tetto? Non ancora. C'è troppo da fare. Vediamo di controllare. Hanno aggredito due guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi della manutenzione. Neutralizzate prima che reagissero. In realtà non hanno fatto niente. Ci hanno dato semplicemente ascolto. Ma seguiamo. Uno degli addetti è riuscito a scappare. È sotto shock. Non so quando potremo interrogarlo. In quanti lavoravano qui? Solo due dipendenti e tre androidi. I devianti hanno preso gli umani in ostaggio e trasmesso il messaggio in diretta. Poi sono scappati dal tetto. Il tetto? Sì, hanno usato dei paracadute. Dobbiamo capire dove sono atterrati, ma il tempo non aiuta. Sul tetto abbiamo trovato il corpo di un androide. La dinamica è incerta. Forse è stato ferito, voglio dire danneggiato, e non ha saltato. Se vuoi dare un'occhiata al video trasmesso dai devianti, è su quello schermo laggiù. Beh, io l'ho già visto, però. Tenente, questo è l'agente speciale Perkins, dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberline. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Dopo ciò che è successo? Ok. L'FBI prende in carico l'indagine. Come ti permetti? È un piacere e buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Mascara. Che testa di cazzo. Infatti. Sarò nelle vicinanze. Se serve qualcosa, chiamo. Diamo un'occhiata in giro.
Dimmi se trovi qualcosa. Lo guardo soltanto perché devo. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati. E adesso è il momento di renderci liberi. Credi si tratti di RA9? I devianti no, credono che RA9 li libereranno. Questo androide sembra della stessa idea. Non capisco quando RA9 che è. Esatto, registrato come Marcus. Gente, aveva dei complici. Facciamo un occhio. Parte di ricambi, esatto. Hai visto qualcosa? Ho identificato modello e numero di serie. Dovrei sapere qualcosa. No. Niente. Guarda che faccia! Ok. Qua gli spari dove hanno colpito Simon. Arma fuggita d'assalto, ok. Ah, carico, siamo tu, vedete, ecco. Purtroppo sì. Il deviante è stato colpito, esatto. Dovremmo poter analizzare questo, no? No. Però possiamo controllare molte cose. Quindi non andrei subito sul tetto, eh. Sempre ok. Terra. Cappello forse di Marcus, no? Erano travestiti, esatto. Perché era Marcus questo. Poi di qua. Possibile complice, sì, ne erano. Non hanno fatto irruzione. Non hanno fatto irruzione? No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese? In effetti perché? Comunque noi in effetti abbiamo... messo gli androidi della stazione in cucina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento, ma non sapevamo che altro farci. Ok, prima però voglio un attimo controllare proprio tutto in questa stanza e poi li vado a interrogare. Qua dice sempre probabilmente spari, cioè proiettile. Ah no, pistola. Ah, pistola probabilmente di North o comunque di Josh. Ok, posso anche... là posso rivedere... ah no, ok. Esaminiamo. Beh, quello si era capito, no? Adesso andiamo in cucina. Ecco, però non penso abbiano visto molto, nel senso l'abbiamo cacciati subito. Cerchiamo di calmarci. Trovare il deviante. Valuta le reazioni. Dammi il tuo modello. Modello JB300. Numero di serie 336-445-581. Di cosa ti occupi?
Sono un video operatore. Perché non sei da guardare? Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia. Di no. Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo. Sì che era presente. Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Sì, perché non l'abbiamo toccato. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. Io non lo so. Non... Sono uguali, come faccio? Se decidi di confessare, forse posso convincere gli umani a non distruggerti. Sono impassibili. Io non ho idea di chi sia. Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa, o due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua. Verrai sicuramente disattivato. Sonderemo la tua memoria e poi ti smanteleremo pezzo dopo pezzo per analizzarla. No, raga, stai per essere distrutto. Mi hai capito? Distrutto! Sono impassibili tutti e tre, io non capisco. Forse non l'ho visto bene quando ero... Ero Josh. Sì, Josh, ma perché ho detto Josh? I devianti sono stati catturati. Sappiamo tutto. Hanno fatto il tuo nome. Non mentire. Usa quello di sinistra, perché guardate, sta guardando. È lui. Sonda. Vai, sì. Vedete che è lui! Lo vedete! È lui! Oh! Raga! No, raga! Raga! Ma che sa di... Oh mio Dio! Oh santa madre! No, non voglio uccidere Connor! No, raga, non voglio che Connor muoia! Mi prego! C'è un minuto e 23! Veramente, raga, se Connor muore, altro che... Che mi rimpiazzano qua. E piglia sto coso. Era lui perché mi stava a guardare, raga. Era un attimo girato, quindi. Fortuna ce l'abbiamo fatta, raga. Oddio, che dolore. È un deviante. Si prega in... Salva Hank. Attacca, dai. Perché opinione pubblica così? Connor! Va tutto bene? Ho provato a fermarlo. Troppo tardi. Oddio. Perché opinione pubblica? Ma cosa ho fatto di male? Cioè, dovevo salvare Connor? Cioè, dovevo salvare Hank? Che io non capisco, non capisco più cosa devo fare con Connor, raga, tutto sbagliato. Opinione pubblica di cosa? Stavo sondando, lui che... 8 novembre 2038, 17, 10, oddio. Forse siamo con Kara, penso proprio di sì. Eh sì.
computer è ancora neutrale, però non mi piace sta cosa. Cerca aiuto. Dove stanno però Luther e Alice, scusa? Salve! Sto cercando Rose. È qui? Cosa vuoi da lei? Ho bisogno di vederla. Non ha voglia di parlare. Andate via. Dai. Ti prego, ho bisogno di vederla. Sono io, Rose. Che posso fare per voi? So che puoi aiutarci. Aiutarvi? Venite. Ma che è un androide, quindi? Penso sia un androide, Rose, altrimenti che senso avrebbe? Che possiamo fidarci? Non abbiamo scelta. Ma io penso di sì, non è come... come... Zlatko, là... Zlatko... Anche perché c'è Luther come a fianco a me, quindi... Alice... Ha una bella febbre. Le ultime notti siamo state all'aperto. Zarsta. Di sopra c'è una stanza libera. Mettila pure a letto, le porterò da mangiare. Adam, le accompagni di sopra? Io penso che ci possiamo fidare di lei. Se la, cioè, non ho capito neanche perché... Come ci siamo arrivati qui? Sono tutte queste cose e come ci siamo arrivati non si sa. Vabbè, salgo prima io. No, è meglio che Luther ci accompagna perché lui ci può difendere almeno. Una bella casa però, dai. Penso dobbiamo aiutarla. Sì. Siamo vestiti così da un sacco di giorni. Ci siamo cambiati, abbiamo preso sì, non lo so. Non fermiamoci per me, dobbiamo passare il confine. Devi riposare. Una notte di sonno e domani potremo ripartire. Perché gli umani ci odiano? Non abbiamo fatto niente. Gli umani sono complicati. A volte è difficile capirli. Perché non possiamo parlarci? Non siamo cattivi. Io non lo so. Proprio non lo so. Non so cosa ti piace, ma ti ho preparato i famosissimi spaghetti alla Rose. Vedrai che tornerai subito in forma. C'è anche qualcosa per la febbre. Grazie. Sarà meglio lavarli e asciugarli. Devi mangiare qualcosa. Non mangi da quando siamo partite. Appunto. Prometti che lo farai? Se hai bisogno, sono di sotto. E Luther che fa? Dormi un pochino. Oh, domani. Sei anche più forte di me. Aspetta, che era? C'è scritto chiudi le tende. Sto un po'. Ma io non le chiuderei, però.
Vabbè, allora io esco. Non mi sembra ci sia molto da fare qui. Posso tipo esplorare la casa, però non penso, non è che vorrei tanto fare cose del genere. Quindi scendiamo sotto e chiediamo a Rose come superare il confine. Non so chi ci abbia mandato qui, forse Luther appunto ci ha detto di venire qua. Proviamo a parlare un pochettino, sembra simpatica. Qual è il tuo nome? Sono Cara. Lui è mio figlio, Adam. Io sono Rose, ma lo sai già. Accomodati pure, cara. Dimmi, cosa ci fa un deviante in mezzo alla neve con una bambina? Sincera. Suo padre la picchiava. Dopo aver visto certe scene, è scattato qualcosa dentro di me. Ho capito che la sua vita era più importante della mia. Dovevo proteggerla. Così siamo scappate. Certo, capisco. Perché ci stai aiutando? Gli umani odiano gli androidi. La mia gente spesso si è sentita miserabile e inutile. Alcuni sono sopravvissuti, ma solo perché altri li hanno aiutati. Non siamo i primi a venire qui. Nelle ultime settimane sono venuti in molti, sempre di più. Sta succedendo qualcosa, ma non so bene cosa. So che aiuti gli androidi a superare il confine. Ci puoi aiutare? Sono un po' scettica sotto questo punto di vista. Il fiume, ma d'inverno è quasi tutto congelato. Molto rischioso. E dopo quel discorso dell'androide in TV, sono tutti tesi. Forse è più sicuro per voi restare qui finché non si calmano le acque. Ah, però non proprio ci dice... Non possiamo più nasconderci. Alice ha il diritto di avere una vita normale. Dobbiamo attraversare il confine. Dobbiamo attraversare... Io sarei rimasta qui, però il gioco ci dice di andare via per forza. Ti prego. Devi aiutarci. Rose, vieni! Paura! Alzati, voglio vedere. Sta salendo di sopra? Sì. No, no. Io voglio vedere. Che succede? È Mary. Si è appena spenta. Siamo fuggiti insieme. Parlavamo di cosa avremmo fatto oltre il confine. L'amavo. Ah, è morta. L'amavo più di ogni cosa. Che farò senza di lei? Che scena triste. Lasciamola in pace. Sì, è meglio che andiamo. Perché Alice è qui? Alice? Che ci fai qui? Dovresti riposare. Non avevo sonno. Ok. Andiamo fuori perché c'è detto che dobbiamo... Meglio che li facciamo riposare. Lasciamo in pace quell'uomo, poi. È morto appena la fidanzata. Non voleva più stare nella sua stanza. Va tutto bene, cara? Sì. Sto bene. Che cosa... What?